Dalla Lombardia passiamo ora al Veneto. Ieri sera un incontro in provincia di Vicenza con gli industriali locali. Era presente il sindaco di Verona, Flavio Tosi, intervistato per noi da Marco Bressanelli. È la prima volta che sentiamo un po' tutte le categorie insieme protestare, unite, contro questa situazione ormai che è arrivata a livelli ormai quasi definitivi. Beh, il fatto che siano le stesse categorie economiche, rappresentanti delle associazioni, che propongono una serrata, non uno sciopero dei lavoratori, uno sciopero dei datori di lavoro. Vuol dire che la situazione del costo del lavoro, della pressione fiscale, della burocrazia è arrivata ad essere talmente insostenibile che uno è disposto a chiudere l'azienda per un giorno o più, perché tanto alla fine comunque ci rimette di più quasi a tenere aperto che a chiudere. Ed è così realmente, cioè, oggi a parte chi esporta e riesce a lavorare con l'estero, ma la gran parte di chi non ha questa possibilità va avanti solo perché tiene duro, perché crede nella propria azienda, perché se l'è creata, è parte della sua vita, ci mette del suo, spesso si indebita anche personalmente per quello, e probabilmente spesso gli converrebbe molto di più chiudere che andare avanti. È che purtroppo il sistema della politica romana di questa situazione non se ne è ancora reso conto. Il dramma di questo paese è questo, che chi sta a Roma spesso di questo non se ne accorge. Lei ha proposto delle soluzioni, c'è ancora lo spazio e il tempo per salvare la situazione qua in Veneto? Diciamo che lo spazio e la situazione per cambiare la situazione in Veneto, al centro nord, che è diciamo la locomotiva del paese, che poi vuol dire tutto il paese, perché o salti tutti assieme o ti salvi tutti assieme. Dire di sì per certo è una bugia, in campagna elettorale di contaballe che promettono tutto a tutti per accaparrarsi i voti, è 20 anni che ne vediamo. In realtà, come abbiamo sempre fatto noi della Lega, bisogna essere concreti e dire le cose come stanno. La situazione è drammatica, siamo vicini alla situazione greca, quindi si riuscirà a cambiare in tempo. Ma diciamo l'unica cosa certa è che cambieranno le cose. O si cambia in tempo perché la politica responsabilmente a livello nazionale fa le cose che servono, sburocratizzare, federalismo, costi standard, e quindi rimette a posto riforme, riforma della giustizia, riforma della Costituzione, e si rimette a posto questo paese sgangherato, che è sgangherato non per le imprese ma per colpa delle istituzioni e della politica che non hanno fatto quello che dovevano. Oppure le cose saltano, perché alla fine della Grecia, e a quel punto cambiano in maniera drammatica, perché arriverà la troica europea che ti costringerà a dei sacrifici inenarrabili per rimettere a posto i conti.